Nessuno saprà che queste polpette sono senza carne, fatte con ingredienti sani e gustosi. Prendiamo uno scalogno, ne utilizziamo soltanto metà, e lo taglio finemente. Mettiamo lo scalogno nella padella. Ora faccio la stessa cosa con una carota. La taglio prima a metà e poi a pezzetti piccoli. Metto anche la carota in padella. Aggiungo un po' d'olio d'oliva. Ah, l'hai comprato, Diana, alla fine l'avevamo finito. Io ci penso tutto. E ora mi sposto di là ai fornelli e faccio insaporire le verdure per un paio di minuti. A questo punto aggiungo 300 g di passata di pomodoro. Aggiungo anche 2 pizzichi di sale. E ora copro con il coperchio e faccio cuocere a fuoco medio-basso per 25-30 minuti. E ora prepariamo le nostre polpette. Qui ho 200 g di lenticchie, sono già cotte, quindi dal barattolo, scolatele mi raccomando, e poi le mettiamo in un frullatore. Diana, vedi che sei bagnata qua, eh? E lo so, ho bevuto acqua prima e mi sono sbrodolata tutta. Vabbè, dai, andiamo avanti. Non mi va di cambiarmi, abbiate pazienza, fate finta di niente. Okay. Comunque, ora chiudiamo e frulliamo per pochissimi secondi. Controlliamo la consistenza e direi che è perfetta. Non dobbiamo ottenere un composto super liscio e morbido, quindi se ci sono dei pezzettini di lenticchie va benissimo. Quindi, a quanto ho capito, oggi prepareremo le polpette. Esatto, saranno veramente da leccarsi i baffi. Ora metto le lenticchie in una ciotola, aggiungo un pizzico di sale, una spolverata di pepe, del basilico secco e dell'erba cipollina. E ora aggiungo un uovo piccolo. Mescoliamo bene il tutto. E ora aggiungo 2 cucchiai abbondanti di pan grattato, io qui sto usando quello di riso. Mescolo. Diana, gli ingredienti che vedo mi piacciono già un sacco. Anche a me. Quindi immagino che queste polpette saranno buonissime. Saranno deliziose. Sì? Prometti? Promesso. E ora facciamo riposare il composto per 10 minuti. In questo modo il pan grattato assorbirà bene tutti i liquidi e il nostro composto sarà perfetto per creare le polpette. Il nostro composto è pronto e ora possiamo ricavare le nostre polpette. Io non le faccio troppo grandi, questa dimensione è perfetta, ma se a voi piacciono più grandi o più piccole, fate voi. Quindi le modello bene e poi le metto sul piatto. Ora mettiamo le polpettine sulla teglia, spennello le polpette con un po' d'olio e ora le cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Le nostre polpette sono pronte, ma prima di andare a vederle lasciate un mi piace, mi raccomando, condividete anche il video, supportateci perché se siamo qui a fare tutte queste bontà per voi è solo grazie a voi. E se la ricetta di oggi vi sta piacendo vi ricordo che sul nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce ne trovate tantissime altre veloci e facili da fare, vi lasciamo il link qui sotto per ordinarlo online oppure potete trovarlo nelle librerie. Guarda qui che meraviglia queste polpette! Wow. C'è un profumo meraviglioso e adesso indovina un po' cosa andiamo a fare? Le tuffiamo nel sugo! Le tuffiamo direttamente nel sugo! Wow! Ma queste devono essere buonissime, Diana! Eh sì! Cioè, a chi non piacciono le polpette, Diana? A chi non piacciono? A ragazzi, tutti piacciono! Esatto, fateci sapere se vi piacciono le polpette qui sotto nei commenti, dai! Poi soprattutto queste qua al sugo, mamma che mia! Che profumo comunque, mamma mia! Ma Diana, cosa stiamo aspettando? Qui ho fame! Anche io, assaggiamo subito! Ecco, una cosa, se fate queste polpette, mi raccomando, sporcatevi come ha fatto Diana, sulle labbra, così. Perché altrimenti non ve le godete, vero Diana? Sono buonissime. Sono buone, vero? Cosa ve lo dico a fare? Dovete farle. Troppo buone. Tra l'altro noi ne abbiamo fatte altre, guardate qua. Mentre aspettavamo. Sono pronte per essere tuffate nel sugo.